Capogruppo Marcozzi, oggi in Consiglio regionale si parla di misure straordinarie per far fronte nella nostra regione all'emergenza coronavirus. Qual è la posizione del Movimento 5 Stelle? Quello che noi ci siamo prefissati come obiettivo è la massima collaborazione per il massimo risultato possibile per gli abruzzesi, per le imprese abruzzesi e per la sanità abruzzese, quindi anche per i pazienti. Come funzionerà questa legge? Purtroppo io qualche dubbio ce l'ho di legittimità costituzionale ed è per questo che il Movimento 5 Stelle si asterrà e non darà un voto a favore, anche se vale la pena ricordare che in questo momento l'unità è fondamentale, quindi non vogliamo fare polemiche, ma va come dire, detta la verità ai cittadini abruzzesi. C'è la possibilità che alcune misure siano incostituzionali, ma vale la pena provarci e daremo il nostro contributo per far sì che le imprese e gli imprenditori abruzzesi, che saranno certamente pregiudicati da questa crisi prima sanitaria e poi economica, possano avere tutto il sostegno possibile, il massimo sostegno possibile. C'è preoccupazione, una volta passata l'emergenza, per la ripartenza dell'economia nella nostra regione? Beh sì, certamente quelli più a rischio sono certamente gli imprenditori più piccoli, i microimprenditori, le piccolissime imprese che essendo costrette a restare ferme un mese e mezzo, adesso non sappiamo ancora quanto durerà questo lockdown, evidentemente subiranno delle perdite grandi. Quello che stiamo cercando di fare in Consiglio regionale anche dall'opposizione è tentare di limitare, arginare, tamponare quanto più possibile queste perdite e dare poi la possibilità di ripartire con nuovi incentivi. Tornando all'emergenza sanitaria, le misure straordinarie varate dal governo nelle scorse settimane sembrano dare dei buoni risultati, anche se non bisogna abbassare la guardia. Questo è il momento di serrare ancora di più le fila, perché insomma dobbiamo stare attenti a contenere ancora il contagio. Non è detto purtroppo che non ci possa essere un nuovo picco risultati positivi, quindi bisogna stare attenti. Le misure sono certamente delle misure straordinarie, cioè Conte e il Ministro dell'Economia sono stati molto chiari, cioè faremo tutto quello che serve a prescindere da quello che ci dite, ed è un risultato importante. Io credo che da questa crisi ne uscirà, crisi economica ma soprattutto anche sanitaria, ne uscirà la possibilità di ridisegnare sia la geografia sanitaria e sia di ridisegnare il ruolo dell'Europa.